Radio Radicale, siamo col Ministro della Giustizia Bonafede per parlare dell'amministrazione della giustizia, del futuro della giustizia. Lei ha annunciato più volte in questi giorni che ci sarà una grande riforma della giustizia anche alla luce di quello che è accaduto nel CSM e nella magistratura. Allora, che cosa entrerà nella grande riforma della giustizia su questi temi, e volevo chiederle se sarà della partita anche la riforma elettorale del CSM. Allora, per ora attualmente il progetto è quello di portare all'attenzione del Parlamento, su impulso del Governo, una riforma che comprende al suo interno, in termini di legge delega, il processo penale, il processo civile e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche di alcune regole ordinamentali della magistratura stessa, perché noi dobbiamo fare in modo che da ora in poi ci sia un sistema in cui le progressioni di carriera e la possibilità di ambire a ruoli apicali all'interno della giustizia siano ancorati esclusivamente alla meritocrazia, visto che tra l'altro io continuo a dire abbiamo una delle magistrature migliori al mondo e quindi possiamo assolutamente modellare sulla nostra magistratura un sistema totalmente meritocratico. La parte al di là degli scatti d'anzianità degli avanzamenti automatici, ci saranno tutta una serie di criteri che si intrecceranno, diciamo criteri oggettivi, tra cui ci sarà anche l'anzianità. Il punto A sul riguardo al sistema elettorale invece ci sarà sicuramente nella riforma, ma per dare sul sistema elettorale del Consiglio, dell'organo di autogoverno della magistratura, vogliamo dare centralità al Parlamento italiano, e quindi in tal senso la parte relativa al sistema elettorale non sarà in termini di legge delega, ma sarà norma immediatamente prescrittiva, in modo tale che il Parlamento avrà, diciamo, la totale gestione della norma. Ecco, lei che tipo di sistema elettorale preferirebbe per il CSM? Qualcuno, per esempio, c'è stato un costituzionalista qui a Montecitorio come Ceccanti, che ne ha presentata una modellandola su un sistema più maggioritario. Ma guardi, io non posso anticipare dettagli, non sarebbe serio. Posso dire che secondo me ci sono due punti che meritano particolare attenzione. Uno è il cercare di ridimensionare, cioè di avere collegi piccoli sul territorio nazionale, in modo tale da dare la possibilità al magistrato, che non appartenga a nessuna corrente ma che sia apprezzato sul territorio, di poter ambire alla carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Dall'altro lato, secondo me, all'interno di tutto il sistema elettorale andrebbe individuata una fase di sorteggio che davvero metterebbe totalmente fuori gioco il sistema delle correnti, che, ripeto, io non ho niente contro l'associazionismo e contro il fatto che i magistrati siano liberi di riunirsi in associazioni che portano avanti una prospettiva di giustizia. Quando io parlo di correntismo parlo delle degenerazioni del correntismo che sono sotto gli occhi di tutti e che non vogliono non solo i cittadini italiani ma anche i magistrati. Senta, qui a Montecitorio c'è qualche esponente del suo partito che appoggia la riforma della separazione delle carriere. Lei sarebbe orientativamente d'accordo o pensa che la questione non si ponga, almeno per il momento? Il sistema della separazione delle carriere non è nel contratto di governo e non è che non ci sia perché è stato dimenticato, non c'è perché su questo non c'era un accordo con la Lega, così come non sono entrati nel contratto di governo alcuni punti del programma giustizia del Movimento 5 Stelle su cui non si è trovato un accordo, penso per esempio al divieto di reformatio in peius nel processo penale. Detto questo, poi questo è un argomento su cui c'è una proposta di legge di iniziativa popolare portata avanti dai penalisti, io ho grande rispetto per coloro che hanno portato avanti
questa proposta. Devo dire che non mi trovo d'accordo, e ripeto, non è nel contratto di governo. Dico anche che attualmente un pubblico ministero che voglia fare il giudice deve andare a fare il giudice in un'altra regione e deve riguardare un altro settore rispetto a quello che si occupava prima, quindi attualmente ci sono dei meccanismi per tenere le carriere separate di fatto. Comunque non mi sottraggo al dibattito che nascerà dalla proposta di legge, però ecco, non posso dire che non posso negare chiaramente di non essere d'accordo. L'ultima questione, le porte girevoli tra... sì, l'ultima domanda, poi me ne vado via. Sì, l'ultima domanda sulle porte girevoli tra politica e i magistrati impegnati in politica. Allora, lei ha detto che vorrebbe togliere questo malcostume dei magistrati impegnati in politica. Come si fa? Come si fa? È molto semplice, e l'ho detto anche nel question time. Secondo me un magistrato che viene eletto in politica non deve più poter tornare a vita alle funzioni di magistrato giudicante o requirente. Questo è un sistema rispetto al quale tutti nel ventennio precedente sono dichiarati favorevoli. Non ho mai capito, o meglio l'ho capito, ma è inutile fare illazioni, nessuno di fatto lo ha mai approvato. Direi che questa è l'occasione giusta per approvarlo, e ribadisco che era scritto nel contratto di governo, non è un tema che oggi ci poniamo soltanto a seguito di quello che è emerso, non era il contratto di governo. E aggiungo un fatto che ho già detto anche in occasione del question time: per me un sistema rigido deve riguardare non soltanto il magistrato che viene eletto in politica, ma anche il magistrato che si candida in politica pur non essendo eletto, chiaramente in forme differenti, però dobbiamo ricordare che il magistrato che si candida, anche se non viene eletto, magari lo vediamo sul palco a fare un comizio, chiaramente perde quella terzietà che è un valore irrinunciabile, ribadisco, non solo per la giustizia ma anche per la democrazia. Non crede, Ministro, che questo rischi di impoverire la politica, nel senso poi saranno pochissimi magistrati che a quel punto accetteranno di candidarsi o vorranno dare il loro apporto ai palazzi istituzionali? Assolutamente no, io ritengo che i magistrati abbiano un bagaglio di esperienza e competenza che è bello se decidono di metterla a servizio della collettività entrando in politica, però è evidente che a quel punto hanno perso la loro terzietà. Quindi non si tratta di impoverire la politica, si tratta di mantenere ben saldo il confine che c'è tra politica e magistratura, e ricordo a tutti che la separazione dei poteri è alla base della democrazia, non solo della giustizia, del buon funzionamento della politica, e questo è un confine che va ristabilito. Io ho parlato di innalzare un muro, lo ribadisco. Ministro, come si fa a trovare una sintesi tra il documento del DAG, quello di ieri sera, per quello che riguarda la legge sulle autonomie, e la proposta della Lega sulle autonomie? Cioè, il documento del DAG stronca quel disegno di legge? In questa sede rispondo solo a domande su giustizia. Posso dire semplicemente che sulle autonomie c'è un dibattito interno alla maggioranza, ci stiamo confrontando. Come si sa, ormai da mese il Movimento 5 Stelle è d'accordo su un'idea di autonomia, però che non crei discriminazione su servizi essenziali tra una regione e l'altra. Continua il confronto, continueremo a parlarne. Ieri sera c'è stato un primo vertice a cui io tra l'altro non ho partecipato. Comunque vi teniamo aggiornati. Però il parere del DAG. Ecco, queste erano le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in transatlantico a Montecitorio, dopo che il Guardasigilli ha risposto alle interrogazioni, a risposta immediata in aula durante il question time di mercoledì.